Luisa Matucci, la celebre attrice napoletana riconosciuta per il ruolo di Silvia Graziani in Un posto al sole, la popolare soap di Rai 3, è attualmente in lutto per la perdita del marito Gianni Netti. Attraverso un post condiviso su Facebook ieri ha salutato la sua anima gemella con le toccanti parole "Ciao amore della mia vita". Secondo quanto riportato da NapoliToday.it, l'imprenditore stava affrontando da tempo una malattia. Il fratello di Luisa, Stefano Amatucci, che interpreta il ruolo di Silvia nella soap di Rai 3, ha reso omaggio al cognato descrivendolo come una creatura meravigliosa. Ha inoltre comunicato che i funerali si terranno oggi, lunedì 19 febbraio, a Napoli, presso la Basilica Santa Maria degli Angeli, a Pizzo Falcone. Gianni Netti, titolare di una rinomata vineria nel cuore di Napoli, è stato ricordato attraverso i social come un individuo caratterizzato da garbo, ironia, accoglienza e umanità. La vineria ha chiuso in segno di lutto nei giorni di domenica 18 e lunedì 19 febbraio. Con una carriera passata nel mondo teatrale, la pagina Facebook Quartieri Spagnoli Napoli ha scritto: "Ci lascia così Giovanni Netti, la storia di tutti i teatri di Napoli e del mondo che con le luci d'artista illuminò". Gianni Netti e Luisa Matucci erano una coppia consolidata da molti anni. Non sono disponibili dettagli sulla loro storia d'amore, ma nel 2000 e nel 2004 sono diventati genitori di Lorenzo e Giuliana Netti. Quest'ultima ha condiviso su Instagram attraverso una story il ricordo della vineria gestita dal padre, che per rispetto al lutto ha chiuso nei giorni di domenica 18 e lunedì 19 febbraio.